Vai, sì. Allora io sì, si può andare. Come giovane, io volevo riportare l'attenzione sul respiro di carattere generale dell'iniziativa, perché è ovvio che quello che noi stiamo facendo è destinato a subire effetti ovviamente non solo per l'ospedale di Guardia Grigia, ma addirittura su tutto il territorio regionale. Infatti la cosa che vorrei sottolineare è che il nostro gruppo di minoranza al comune di Guardia Grele si è praticamente fatto carico di un vuoto decisionale in merito ad una materia così, così delicata e si è fatto addirittura carico di redigere appunto il ricorso che praticamente è pronto e noi siamo disposti a condividerne i contenuti con chiunque se ne vorrà fare carico, se ne vorrà fare carico insieme a lui. Un ricorso, diciamo, molto articolato che segnala diciamo, la violazione di numerosissime norme a partire dalla Costituzione, quindi il diritto alla salute, i poteri del commissario straordinario, perché quello che noi riteniamo è che il commissario con queste sue delibere, 44 e 45, sia andato praticamente oltre il suo mandato. Perché, e questo è stato chiarito recentemente addirittura anche dalla Corte Costituzionale, l'unico organo che può decidere sulla riorganizzazione della rete sanitaria è il Consiglio regionale e non assolutamente il commissario. Tra l'altro, della rete sanitaria è il Consiglio regionale e non il commissario. Perché questo potere non gli è attribuito né dalla legge né dalla delibera del Consiglio dei Ministri che lo ha nominato. Anzi, addirittura vi sarebbero dei profili di illegittimità di quelle delibere, ma su questo abbiamo preferito sorvolare. E poi queste delibere commissariali violano la legge 20 del 2006 della Regione Abruzzo, la legge 5, la legge 6 del 2007 e la legge 5 del 2008, che sono praticamente le linee guida per il nuovo piano sanitario e il piano sanitario regionale, perché lì Ma è sì, il scritto 2006. allora, la 20 del 2006, poi la 6 del 2007 e la 5 del 2008, quest'ultimo è il piano sanitario regionale, perché praticamente vanno a stravolgere l'architettura del sistema sanitario regionale che era stata accuratamente disegnata nella precedente programmazione. Dopodiché vi sono una serie di contraddizioni all'interno delle stesse delibere, perché ad esempio si dice che la riconversione, anzi la disattivazione, così si parla, degli ospedali non è destinata ad abbattere i costi fissi e noi sappiamo che l'unico compito che ha il commissario è quello di vigilare sul piano di rientro, quindi è una manovra assolutamente ingiustificata anche dal punto di vista diciamo, contabile e finanziario. Dopodiché, inopinatamente, si va a ridurre il numero dei posti letto a 2,45 per 1.000 abitanti. A 2,45 per 1.000 abitanti, quando invece il patto per la salute, firmato il 3 dicembre dell'anno scorso, prevede che si possa arrivare al tetto dei 4 per 1.000 posti. 2,45 per 1.000 per abitante, questo è scritto nel piano operativo approvato dal commissario. Invece il patto per la salute sottoscritto il 3 dicembre dell'anno scorso, che poi è stato riversato completamente nella legge finanziaria, parla di 4 per 1.000 posti letto, quindi praticamente un abbattimento di quasi la metà che è assolutamente ingiustificato. Dopodiché c'è una violazione di una serie di norme relative alla partecipazione degli enti locali, perché anche il piano sanitario precedente è vigente, non dimentichiamo che quelle leggi regionali sono vigenti, non sono state né sospese né abrogate, prevede una serie di consultazioni con gli enti locali, una fase che è stata completamente omessa ed è una delle maggiori, delle principali doglianze che sono state manifestate. Diciamo, da alcuni in maniera eclatante, da altri in maniera di facciata, appunto dai sindaci della nostra regione. Quindi io
tengo a sottolineare che questa iniziativa, oggi siamo al 26 di agosto, il gruppo di minoranza di Guardia Grele l'ha concretizzata, quindi la diffida, e questa è stata già spedita, il ricorso qui è pronto e noi, come si diceva, siamo praticamente pronti ad accogliere, ma nel giro di 24 ore, perché gli effetti, diciamo così, dannosi saranno irreversibili fra qualche giorno, e quindi anche una sospensiva a quel punto non sarebbe neanche concessa. Quindi siamo disponibili a condividerla con chiunque vorrà sostenerla. Quindi rigettiamo e respingiamo al mittente tutte quante le accuse di proteste eclatanti e politicizzate, perché abbiamo avuto un atteggiamento che vorrei definire ecumenico. Abbiamo non solo scritto ma anche parlato con il nostro sindaco, siamo andati con lui a consultare legali per fare il ricorso, però sono passati 3 giorni e le risposte non arrivano. Ecco perché abbiamo deciso di muoverci in maniera autonoma, perché chi doveva farlo non ha fatto.